possibilità di ricevere un flusso di reddito dai propri investimenti e l'apprezzamento in conto capitale sono due facce della stessa medaglia. Nel medio termine, infatti, il flusso di reddito non è sostenibile senza l'apprezzamento. E quindi per raggiungere questi due obiettivi, noi oggi dobbiamo investire in quelle aree del mercato che presentano ancora un valore inespresso e non colto, e dobbiamo anche essere disposti a concederci un orizzonte temporale adeguato. Beh, Luca, è vero che sono due facce della stessa medaglia, ma è pur vero che i nostri clienti desiderano spesso un flusso di reddito aggiuntivo per i loro obiettivi e per il benessere di coloro che amano. Clienti con abitudini differenti, con età differenti, ma con una cosa che li accomuna: obiettivi di vita che vogliono raggiungere. All'interno dei mercati azionari e obbligazionari bisogna avere la capacità di selezionare i titoli nelle aree che presentano fondamentali interessanti dal punto di vista della crescita e della generazione di cassa e allo stesso tempo valutazioni appetibili. Anche nelle fasi incerte, nelle quali il rischio può aumentare, saranno infatti queste, secondo noi, le caratteristiche che permetteranno di creare valore nel lungo periodo. A titolo esemplificativo, oggi le azioni non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, in alcuni paesi emergenti, o in settori anche un po' meno popolari, come i finanziari, gli energetici, gli industriali, i farmaceutici o i beni di consumo ciclici. Fra le obbligazioni governative, per esempio, un buon modo di diversificare il portafoglio può essere guardare ai titoli di Stato americani, ma anche a quelli di alcuni paesi europei o emergenti, selezionati, o obbligazioni bancarie come gli AT1. Beh, direi ancora una volta che è tutto vero quello che hai detto, Luca, ma al di là dell'analisi soltanto macro, penso che noi, soprattutto che ci confrontiamo costantemente con i nostri clienti, dobbiamo avere la capacità di interpretare l'attitudine a rischio, soprattutto in una fase così delicata come quella che i nostri investitori stanno vivendo in questo momento. Per questo i team di Invesco, che gestiscono vari prodotti orientati all'income, come ad esempio Invesco Global Income, come ad esempio Invesco Pan European Income, affrontano anche gli investimenti in attività rischiose, utilizzando però un approccio ragionato, un approccio prudente, ma che dia nello stesso tempo un risultato concreto, anche più percepibile attraverso e molto spesso con l'utilizzo della versione cedolare trimestrale.